Buongiorno a tutti ragazzi, allora spero che la luce oggi sia decente, perché di solito quando faccio i video in questa postazione c'è una gran luce, perché appunto c'è una mega finestra qua davanti, però oggi il tempo è pessimo, sta diluviando e quindi sono tutte luci artificiali, quindi non lo so, mi sembra che faccia più schifo del solito, quindi scusate. E niente, allora ragazzi, ci siamo. Oggi l'ultima puntata. Se trovo i Funko Pop che mi mancano qui, bene, altrimenti li acquisterò su Vinted. E molti di voi mi hanno detto, ma perché non li scambi? Raga, molto semplicemente, scambiarli bisogna fare più cose. Io sono pigra e piena di lavoro, è un mix di cose molto brutto. E quindi preferisco aiutare qualcuno acquistando i suoi doppi che mi manca. Però stare a scambiare i miei, no raga, sinceramente, se devo proprio essere onesta, non ne ho veramente voglia. Basta, bando alle ciance, ciancio alle bande. E cominciamo allora ragazzi, dunque. Me ne mancano solo due. Mi mancano Piton e la McGranny. Chissà, magari ho super fortuna e li troverò qui, però è abbastanza improbabile secondo me. Anche conoscendo la mia storia con le blind bag, blind box, di solito ho abbastanza sfortuna. Poi in realtà tutto sommato penso che con il Kinder Joy mi sia andata abbastanza bene. Poteva andarmi decisamente peggio, però chissà. Ah, e tra l'altro, oltre a quelli mi piacerebbe avere anche, chi è che mi mancava? Hermione? Gli altri li ho trovati tutti, sì. Credo, no, aspettate. Oddio, mi confondo, non è possibile. La mia memoria, raga, cioè addirittura chi è stato infastidito in passato da questa cosa. Io non lo faccio apposta. Io ho semplicemente una memoria terrificante. Però, ripeto, non lo faccio apposta. E niente, allora, vediamo un pochino. Cominciamo. Questo non fa rumore. Questo fa un rumore che non mi piace. E questo non lo so, raga, non li so distinguere. E poi c'è il gatto che fa casino. Non lo so, raga, allora apro questo che non fa rumore, che non promette bene, perché se non fa rumore vuol dire che non c'è più di un pezzo. E i Funko Pop ne hanno due, come ben sappiamo. Dio mio, l'ho dovuto sfondare per aprirlo, non si apriva proprio. Ok, allora, a parte che io non li sto quasi mangiando, cioè devo regalarli a qualcuno, a qualche mio amico, cioè parlo proprio della parte che si mangia. Ok, allora, Luna l'avevo già trovata, quindi ora ho doppia anche Luna. Ed ecco perché non faceva rumore, perché era un solo pezzo. Ha senso, ha senso. Cioè fanno due rumori completamente diversi, oddio. Vediamo un po'. È molto leggero, mi sa che il coso con le carte è molto leggero. Ah no, è un Edwige. Ok, anche questo è doppio. E questo quindi è il Funko Pop. Con questo rumore così strano, così, sembra un rumore di matite che sbattono. Bene. Eppure sembra così leggero, però deve esserci per forza un Funko Pop in una confezione, credo. Credo, cioè sì dai, ci mancherebbe. Scusate la reazione. No, raga, ho trovato Piton, non ci credo. Che fortuna. No, vabbè, incredibile. Se trovassi anche la McGranny ti sarebbe proprio ciaone, ciaone. Sarebbe assurdo. E non ci credo, raga, vi giuro. Sono sconvolta. Però, cioè, dai, sembra un Funko Pop di Renato Zero. È sempre stato un meme questa cosa, perché Piton somiglia effettivamente a Renato Zero, è la verità. Bene, sono molto soddisfatta, raga. Dai, magari in uno di questi sei ovetti la McGranny te la troviamo, dai, vi prego, pregate con me. E magari anche il segnalibro che mi manca, ecco. Che sì, era Hermione. L'altra volta ho trovato Luna e Malfoy, era sì, sì. Allora, questo quasi non si muove, what? Il Funko Pop credo che sia questo, ma adesso vediamo. Questo non si muove quello che c'è dentro, cos'è? Non credo che ci sia. Boh, non lo so. Ah, però è super leggero. Oh no, è super leggero. Forse un bracciale. I miei odiatissimi bracciali. No, oh mio Dio! No, raga, oh mio Dio! Ma quanta fortuna sto avendo! Sì, ho finito anche i segnalibri! Oh mio Dio, adoro! Bellissimo. No, raga, sono stra contenta, veramente. Oh mio Dio, due su tre cose che mi mancano. Se trovassi la McGranny sarebbe tipo il video più fortunato della storia di YouTube. Dal rumore credo che sia questo, quindi lo apro dopo.
probabilmente sbaglio, insomma. Però dai, devo dire che le mie doti dell'orecchio, insomma, di sentire i suoni, sono migliorate negli ultimi video. Però questo cos'è, scusa? Cioè, potrebbero essere entrambi Funko Pop dal rumore, in realtà. E esatto, questo è Harry, ok. Però appunto, secondo me anche quello è un Funko Pop. Ciao Harry. E voilà. Lo mettiamo qui, anche se sei doppio. Beh sì, c'è palese, dal rumore palese. Avete visto, palese? Vabbè, tecnicamente è un Funko Pop, è la testa di un Funko Pop che si metterà su una matita. Dannazione, speravo ci fossero due Funko Pop. E niente, ultima scatola, signori, per questa serie. Signore, vediamo se riesco a trovare l'ultima che mi manca qui dentro. Sì, il video sta andando molto bene, quindi ci sto davvero sperando tantissimo. Vabbè, nel caso me ne manca solo uno, lo acquisto da qualcuno, eccetera. Ok, dal rumore credo sia questo. Questi due non so, vediamo. Non capisco. Ma li sto trovando tutti, raga. Cioè, sono quattro, credo, quindi me ne manca uno. Allora, che poi li avevo già tutti quelli da mettere intorno sulle penne, quindi... No, stavo per dire, raga, lo trovo... No, è Silente, che mi mancava e l'ho trovato la volta scorsa. Oddio, quindi questo potrebbe non essere un Funko Pop, potrebbe essere questo l'ultimo, oh no, uff, ok. Calma. Cioè, il rumore sembra. Analizziamolo meglio così. Si muove molto, potrebbe essere un altro portapenne. Però ce n'era già uno in questa confezione, non lo so. Ah, raga. Ok. Oh, non riesco. Oh, era un altro Funko Pop, ma purtroppo non quello giusto. Ce ne voleva per azzeccarlo. E vabbè, raga. Comunque è andata decisamente bene, perché mi mancavano tre cose e due le ho trovate, quindi mi manca solo la McGranite. Ve l'avevo chiesto all'inizio della serie, secondo voi chi sarà l'ultimo che non riuscirò a trovare? E abbiamo la risposta: la McGranite. Mannaggia la McGranite. E quindi niente, ragazzi. Questo è il bottino di oggi. E niente, raga, questa serie finisce qui. E adesso devo valutare un attimino cosa farci, perché ho visto che la gente ci faceva i quadretti e cose così un sacco carine. Adesso devo capire cosa fare. E niente, ragazzi, io spero che questa serie di Funko Pop, Kinder Joy, Harry Potter, eccetera, eccetera, vi sia piaciuta. E niente, io continuo a lavorare al restock, che tra l'altro non ve l'ho detto. Se siete ancora a questa parte del video, vi può interessare, magari il restock è il 22 maggio, lunedì 22 maggio. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo venerdì col prossimo. Ciao!